sfarzosa e colorata la cerimonia di chiusura della seconda edizione delle Atessiadi. A chiudere i battenti dell'acclamata settimana dello sport, alla quale hanno partecipato più di 2000 atleti provenienti da ogni angolo del circondario, sfilate delle associazioni sportive lungo le vie del centro storico, moda, musica, ballo e tanto altro. L'evento sportivo organizzato dal Comune di Atessa e dall'Associazione Atesport si è concluso il 10 luglio scorso con una coinvolgente e a tratti emozionante cerimonia. Anche quest'anno, a detta dei promotori, l'iniziativa avrebbe centrato il suo obiettivo, perché lo sport non è solo competizione, ma anche gioco e divertimento. Una settimana e oltre di sport che è coinvolto dai bambini agli adulti agli anziani, ma soprattutto ha fatto vivere la città, non solo gli impianti sportivi, ma le strade del centro storico, le piazze del centro storico sono state animate in questa settimana di sport di diverse discipline sportive. Quindi io penso che questa iniziativa debba ripetersi negli anni a venire, questa è la seconda edizione, non può che crescere. Un sogno che è cominciato l'anno scorso e che quest'anno ci abbiamo messo il sigillo di garanzia, perché quando ci si impegna, ci si dedica, e devo dire grazie a tutte le associazioni, a tutti quanti quelli che si sono dedicati alla manifestazione. Devo dire grazie a tutta la giunta, al sindaco in prima, tutti i consiglieri, a tutti quanti, perché con loro abbiamo raggiunto degli obiettivi non indifferenti. Abbiamo raggiunto dei numeri quest'anno che hanno superato le nostre aspettative, si parla di 1.600-1.700 atleti che hanno partecipato, si parla, abbiamo fatto 47 discipline sportive, di uno diverso dall'altro, ognuno con un'esigenza diversa dall'altra, e quindi devo dire che è andato tutto bene.